Campagna di prevenzione nelle scuole con i più giovani perché in questi casi la prevenzione non è mai troppa. Sì, come ogni anno la Polizia di Stato si trova nelle scuole per diffondere questo messaggio, il pericolo dei botti natalizi, in particolar modo dei botti illegali. Noi ogni anno andiamo nelle scuole, noi artificieri, insieme anche agli artificieri dei carabinieri, e più che altro spieghiamo i motivi, il perché le persone si fanno male. Io in tanti anni che verso questa specialità mi sono ritrovato spesso dinanzi a bambini che si sono fatti male. L'autorità giudiziaria ci chiede i motivi perché questi ragazzi si fanno male, in particolar modo sono dei minori, e andando nelle scuole è molto riduttivo spiegare la normativa perché sono bambini, quindi cerchiamo di spiegare a loro i veri motivi, i motivi seri perché si fanno male. È un fuoco molto diffuso, ma forse molti non sanno che è altrettanto molto pericoloso. Allora, questo è un manufatto artigianale del tipo bomba carta, questo è un vero e proprio ordigno esplosivo. La mistura all'interno di questo ordigno è molto sensibile allo sfregamento e al calore. I motivi per cui i ragazzi si fanno male è perché loro cercano di aprire il petardo, volgarmente chiamata cipolle qua nella nostra zona, con delle forbici, perché questo è materiale o di cartone pressato oppure o di un involucro di plastica che è difficile ad aprirlo. E allora loro, per prendere la mistura dentro, con delle forbici o con, non so, un coltellino, cercano di aprire l'involucro e quindi tagliando, producendo calore, esplode senza fiamma. Molte volte ci troviamo dei ragazzi che ci dicono: noi abbiamo cercato di aprirlo, ma non l'abbiamo acceso ed è esplosa. Un'altra cosa molto importante è che effettivamente sono tre le cose. Una già l'ho detta, le altre due sono queste: che loro, una volta che riescono ad aprire l'involucro, il bambino si trova di fronte a una mistura pirica che a guardarla è uguale a quella che loro usano nei miniciccioli, nei raudi, materiali diciamo di quinta C, ex libera vendita, che loro comprano magari gli stessi genitori perché vedono che sono delle piccole botte. Aprendo quei miniciccioli, loro trovano una polverina grigia, fanno dei mucchietti e l'accendono, e lì c'è una fiammata molto pericolosa, anche lì però c'è una fiammata. Una volta che loro aprono questo petardo, la cosiddetta cipolla, all'interno di questo manufatto la polverina è uguale a guardarla, neanche un bravo artificiere è capace a riconoscerla, e allora sembra uguale, però al momento dell'accensione detona, questa che è all'interno di questo manufatto detona, e quindi c'è una vera e propria esplosione. Un altro vero e serio problema è l'accensione della miccia. La miccia, siccome è composta da mistura pirica, diciamo è igroscopica, di materiale igroscopico, cioè che assorbe umidità, il momento in cui viene accesa si raddoppia la velocità, quindi non viaggia più un centimetro al secondo, ma si triplica, si quadruplica, quindi arriva al punto che diventa proprio velocissima, che non hanno il tempo di allontanare la mano. Ma lì... Questo video abbiamo dei feriti, giusto? A volte dei morti. Si distruggono macchine, case, l'abbiamo visto, no? E quindi quando ci sta una guerra, che cosa ci sta? Morti, feriti, distruzione. Quindi vuol dire che il 31 dell'anno ogni città, ogni quartiere dichiara guerra a qualcuno. È vero? Parole a noi stessi, bravissimi. Avete colto proprio la parte più importante. Noi dichiariamo guerra a noi stessi, dove rischiamo di farci male. Per cosa? Per maneggiare questi fuochi d'artificio.